Un buongiorno a tutti voi, sono Andrea e Daniela e in questa rubrica che si chiama Dal banco alla tavola vi condurremo tra le ricette più popolari della nostra laguna. E adesso andiamo in cucina. Oggi presentiamo il risotto del caparossolo. Ecco gli ingredienti. Il caparossolo, vongola verace, è un mollusco tipico delle nostre lagune. Ha un frutto più consistente della vongola e si distingue da quest'ultima, tipicamente salata, per una sfumatura più dolce e aromatica. Per la pulizia dei molluschi, la miglior cosa è l'acqua di mare, ideale per purificarsi naturalmente. In alternativa, si procede così. Per prima cosa, una pulizia in acqua corrente per rimuovere frammenti esterni. Poi, prepariamo una soluzione salina a temperatura ambiente con 3 cucchiai di sale fino ogni litro d'acqua, che facciamo sciogliere accuratamente. Immergiamo i molluschi sotto il livello dell'acqua per circa 40 minuti. Dopo il tempo stabilito, scaldiamo un po' d'olio. Una volta caldo, ecco l'aglio. Quando soffrigge, ci mettiamo i caparossoli e copriamo. Dopo qualche minuto di cottura, aggiungiamo l'acqua, 1,5 litri circa. Mezza cipolla, una canna di sedano, un po' di prezzemolo. Al bollore lasciamo andare per circa 20 minuti. Trascorso il tempo stabilito, togliamo i caparossoli dal brodo. Ora, in 2 passaggi, filtreremo accuratamente il brodo, magari servendoci di un tovagliolino. Otterremo così un bel brodo dorato. Togliamo i frutti dalle conchiglie. Sotto l'acqua corrente ripassiamo ancora una volta i molluschi per eliminare anche gli ultimi residui di sabbia. Li teniamo da parte e li aggiungeremo al riso a metà cottura. In questo modo si manterranno morbidi. Quando il brodo bolle, è il momento del riso. All'occorrenza aggiungiamo altro brodo tenuto da parte in precedenza. E mescoliamo. Dopo circa metà cottura è la volta dei molluschi. I caparossoli sono naturalmente salati, quindi prima di aggiungere il sale dobbiamo assolutamente assaggiare il riso. Poco prima di togliere il riso dal fuoco, mantechiamo il tutto con un po' di burro.
pepe, e prezzemolo tritato. Ed eccoci pronti. Il risotto di caparossoli è servito. Buon appetito a voi!